Che c'ho, che c'ho? Cinque anni fa veniva eletto Papa Francesco, il primo Papa latinoamericano, il primo con il nome del poverello di Assisi, di Francesco, San Francesco d'Assisi. Veniva dalla fine del mondo, come lui stesso disse quella sera, il 13 marzo 2013, esordendo con un buonasera. Un Papa che, dopo le storiche dimissioni di Benedetto XVI, sta rinnovando la Chiesa e la sua testimonianza nel mondo, come ricordano anche i titoli che trovate in prima pagina su tutti i quotidiani in edicola questa mattina. Se vi dicessi misericordia, dialogo, accoglienza, poveri, cambiamento, relazione, giovani, Chiesa in uscita nelle periferie, per esempio. Queste sono tante parole chiave di questo pontificato che ieri è stato difeso con una breve ma efficacissima, diciamo, lettera del Papa Emerito Joseph Ratzinger. Allora, noi siamo in collegamento con Don Luigi Ciotti da Bari, fondatore di Libera, voi tutti lo conoscete, qui in studio abbiamo Salvo Noè, psicologo, e abbiamo Susanna Lema in piazza a San Pietro, alla quale darei subito la linea e poi passiamo da Don Luigi Ciotti. Susanna, buongiorno. Buongiorno a voi. Ricordavate tanti alcuni dei primati a cui Papa Francesco ci ha abituato in questi anni. Proprio cinque anni fa Papa Francesco si affacciava per la prima volta dalla loggia che vedete alle mie spalle con quel buonasera che è entrato direttamente a far parte della storia della Chiesa. Una Chiesa che oggi tenta un bilancio a cinque anni dalla elezione di Papa Francesco. Giovanni Maria Viani, il direttore dell'Osservatore Romano, si ferma proprio su quel nome, sul nome scelto da Bergoglio. Diceva, guardando le immagini di cinque anni fa già in quella piazza, nessuno avrebbe potuto immaginare un papa di nome Francesco, ma in fondo tutti lo speravano, lo desideravano. E sul nome si ferma anche un altro direttore, quello di Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti, padre Antonio Spadaro, e dice: Francesco, sì, come il povero di Assisi, e quindi richiamo all'ultimo una costante del pontificato di Papa Francesco, ma anche quella missione intima che il santo d'Assisi sentiva propria e che accomuna in un certo modo, secondo il direttore Spadaro, anche Papa Francesco, cioè quella missione di ricostruire la Chiesa che, come dicevate voi da studio, vive certamente una fase inedita, non solo le sfide del nuovo millennio, ma anche questa fase nuova che è cominciata forse qualche settimana prima, il 13 marzo di cinque anni fa, con le dimissioni di Papa Benedetto XVI. Vi consegno due aggettivi che usa Spadaro nel suo editoriale, definendo questo pontificato. Lo definisce appunto profetico e drammatico. Questi sono i due aggettivi utilizzati da Padre Spadaro, il consegno alla vostra discussione in studio. Allora, rimani con noi, grazie Susanna, ci collegheremo con te fra poco, però vorrei andare immediatamente da Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, dell'associazione Libera che ci aspetta a Bari, per chiedere una domanda molto semplice: che cosa significa per lei il pontificato di Francesco? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io credo che si possa veramente dire che non è stata, come qualcuno dice, una rivoluzione, ma soprattutto una conversione. Il Vangelo inteso e vissuto nella radicalità. È un Papa che veramente ci ha insegnato e testimonia tutti i giorni come siamo chiamati a saldare la terra con il cielo, l'impegno per la ricerca della verità e della giustizia quaggiù con una dimensione profonda, spirituale. È molto bello quando lui ci invita sempre: pregate per me, ma soprattutto ci invita anche a pregare, come ha fatto recentemente, per chiedere di pregare per, contro le guerre, la violenza, la sopraffazione. Ecco, testimonia soprattutto una Chiesa umile e non giudicante, e la vicinanza con la fragilità umana e la prossimità con chi sbaglia. Soprattutto ci ha sottolineato con grande forza che la misericordia costituisce l'architrave della vita ecclesiale. Ecco, qualcuno dice che lui mette in secondo piano la dottrina, ma no, non è assolutamente vero. Una Chiesa dove la forza della dottrina si misura nella capacità della relazione e dell'accoglienza. E soprattutto una Chiesa che non esclude nessuno, ma proprio nessuno, che dice con chiarezza che i poveri sono i nostri maestri. E c'è anche tanta umanità nella dimensione della fede che Papa Francesco sottolinea,
che si traduce nei gesti, nelle parole, che raggiungono veramente tutti. E ci ricorda che il Vangelo innanzitutto ricerca e costruzione di giustizia e assunzione di responsabilità. Su questo aspetto particolare, cioè la presunta mancata attenzione di Papa Francesco alla dottrina, c'è appunto questa lettera che è arrivata al prefetto Dario Viganò, che è stata resa nota, sulla quale il nostro Marco Clementi ha preparato questo servizio che vi proponiamo, poi torniamo da Don Luigi Ciotto. Un papa regnante e un emerito. Si è detto e scritto tanto su due papi in questi 5 anni. Tra i due pontificati c'è una continuità interiore, pur nelle differenze di stile e comportamento. È il pensiero espresso con energia da Papa Ratzinger contro chi contesta il suo successore. È una netta difesa di Papa Francesco, quella di Benedetto XVI. A leggerla davanti ai giornalisti, Monsignor Dario Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione, alla presentazione di una collana di libri sulla teologia di Francesco nel 5° anno di pontificato. Plaudo a questa iniziativa che vuole opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano di oggi. In fondo bastava guardarli in quel primo incontro a Castel Gandolfo il 23 marzo del 2013, 10 giorni dopo le elezioni di Bergoglio. Benedetto XVI che indica Francesco l'inginocchiatoio pontificio, ma lui che preferisce inginocchiarsi accanto al Papa Emerito in un semplice banco. Insomma, delle immagini eloquenti, come eloquente anche la prefazione che ha fatto proprio Papa Francesco al libro di Salvo Noè, vietato lamentarsi, che ormai è diventato uno slogan, diciamo così, mondiale. Che cosa le ha scritto Papa Francesco in questa prefazione? Mi ha scritto tante cose interessanti e vorrei riprendere proprio un tratto di quello che lui ha scritto a proposito della prefazione di questo testo. Quando lui dice, scrive, l'amore apre gli occhi e l'abbraccio apre il cuore. Se tante insidie ci chiudono in noi stessi, la via di uscita è quella di aprire spazi di preghiere, di ascolto, di rispetto e di comprensione per affrancarci dal torbido delle tristezze e dei lamenti. Cioè, in qualche modo, il messaggio forte è quello di entrare nel rapporto con gli altri con amore, con l'apertura del cuore, perché il discorso dell'abbraccio, dell'incontro, della misericordia, del cambiamento è uno dei messaggi inclusi in questa prefazione che poi rivedo in molti altri discorsi di Papa Francesco. Quindi anche per me che faccio lo psicoterapeuta il messaggio del Papa Francesco è importante perché mi permette di fare meglio il mio lavoro, di sentirmi meno solo. Questa è la sensazione che io ho in questo momento mentre penso ai miei pazienti e alle persone che si rivolgono a me. Quindi la possibilità di avere questa coerenza con il Papa mi permette di sentirmi più forte nella mia azione terapeutica. Don Ciotti, torniamo un attimo da lei. Questa lettera di fatto fa emergere questo sotteso, diciamo così, sentimento che covava da un po', e forse è un bene che sia venuto fuori, e che sia venuto fuori con le parole autorevolissime di un Papa emerito che chiama stolti quelli che pensano una cosa del genere. Meravigliose, parole molto chiare, categoriche, di cui abbiamo veramente bisogno. La profezia di Benedetto XVI, quell'atto di grande umiltà, e riconosce di non avere più le forze e le energie, e passa il testimone, questo lo Spirito Santo ci ha regalato Papa Francesco, è proprio nella continuità di una dimensione profonda interiore. In fondo il nostro riferimento resta il Vangelo. E Papa Francesco è capace proprio nel suo parlare diretto, non dimenticandoci, come a lui ha detto, che le parole sono azioni, per la denuncia della corruzione del potere, di quello economico, di quello della politica, ma anche della corruzione all'interno della stessa Chiesa. Quando sono terminati gli esercizi, il Papa, salutando il predicatore da Riccia, ha detto 3 parole fondamentali. Quando ha detto lo Spirito parla ai lontani, la Chiesa non lo ingabbi. Questo è un grande segno che mi sembra molto attento e molto importante, come è stato importante per noi quando Papa Francesco ha accettato di incontrare 1200 familiari delle vittime innocenti della violenza criminale e mafiosa. Tutti i suoi interventi sul tema dell'usura,
della corruzione, a fianco della lotta alle varie forme di schiavitù, l'attenzione verso l'ambiente, verso la famiglia, verso i poveri. Ma che cosa si vuole di più? Proprio questo suo saldare la parola di Dio sempre graffiante, una chiesa non accomodante, una chiesa non prudente, ma una chiesa coraggiosa che si mette veramente in gioco per la dignità, per la libertà, e che salda quella dimensione spirituale che lui vive e trasmette con le sue parole, ma con i suoi gesti, al bisogno fondamentale delle persone sulla faccia di questa terra. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di questo. In questi 5 anni di pontificato è utile fare il punto su tante parole, l'abbiamo detto in apertura di questo pezzo. Una particolare è conflitto. Sentiamo il servizio di Piero D'Amosso. Papa Francesco e il conflitto. In questo scontro del mondo che si traduce in guerre, morti, attentati e genera migrazioni, povertà e disagi esistenziali, Francesco propone una visione spirituale, la misericordia e l'amore di Dio, molto più grande di quanto possiamo immaginare, continua a ripetere. La sua profezia sfida la visione catastrofista e pessimista di neocrociati e jihadisti su uno scontro finale da affrettare il più possibile. Consapevole delle forze del male in azione, il Papa testimonia la fiducia unica nel mistero di Dio, che porta ad accettare i piccoli passi, i colloqui con tutti, i tempi lunghi, le mediazioni. La verità è la relazione, ha detto spesso, ed è la stessa verità la relazione con Dio e il prossimo che guida la lotta della vita cristiana. In questo senso la stessa traduzione in italiano del Padre Nostro, come ha spiegato Bergoglio ormai molti mesi fa, è da aggiornare perché sia più aderente al Vangelo. Quel non ci indurre in tentazione va cambiato, perché è Satana, non Dio, che induce in tentazione. Meglio sarebbe dire non lasciarmi cadere in tentazione, non lasciare che entriamo in tentazione. E dopo conflitto, altre parole chiave, lo chiedo a Salvo Noè, sono cambiamento e relazione. Sì, cambiamento e relazione, perché la relazione è tutto. Noi grazie alla relazione esistiamo, quindi la relazione è l'incontro, è la capacità di ascolto, è la parola, l'accoglienza della parola dell'altro, è i valori che condividiamo, quindi la relazione parte da quando siamo piccoli. La prima relazione sono le braccia di nostra madre quando arriviamo al mondo, poi c'è lo sguardo, poi c'è il calore, l'odore di nostra madre, poi c'è lo sguardo di nostro padre, poi c'è il linguaggio che un po' crea la nostra vita. Allora nella relazione c'è tutto, tutto nasce grazie ad un incontro nella vita, tutto. E allora il Papa evidenzia moltissimo questa capacità di incontrare l'altro, e nella diversità ci sta la risorsa, la possibilità di migliorarsi, la possibilità anche di crescere. E quando parliamo di cambiamento significa che se facciamo le cose che abbiamo sempre fatto otterremo i risultati che abbiamo sempre ottenuto. L'unico modo per cambiare è fare qualcosa di nuovo, e nell'incontro, nella capacità di guardarsi negli occhi e nella possibilità di condividere valori cristiani, etici e soprattutto importanti per la nostra vita, ci sta il messaggio importante anche per me che faccio questo lavoro. Incontrare vuol dire anche uscire fuori dalla Chiesa, è quello che Papa Francesco ha di fatto imposto a tutti i sacerdoti: andate a incontrare i fedeli fuori dalle chiese anche, ma anche per esempio attraverso i nuovi linguaggi, come il linguaggio dei social, delle innovazioni, come ci racconta questo servizio di Susanna Lema. Nuove tecnologie, social network, web, è tutta una questione di scelta, del come si decide di vivere nell'era digitale. E d'altronde non poteva essere che così per un Papa gesuita che ha fatto del discernimento una delle linee guida del suo pontificato. I social devono essere un'occasione in più di relazione e non un mondo virtuale alternativo. Per Papa Francesco internet è una conquista innanzitutto umana, prima che tecnologica. E allora va bene un selfie se può far sentire più vicino il Papa ai giovani, un videomessaggio se è un modo per esserci, o un'app per pregare se è uno stimolo in più per il fedele. Papa Francesco invita a utilizzare la tecnologia e a non farsi usare da questa. E forse anche per questo che il Vaticano ha ospitato una maratona di hacker per trovare soluzioni a problemi come l'inclusione sociale, il dialogo interreligioso e la crisi mondiale di migranti e rifugiati. Le sfide da cogliere sono tante, ma il metodo è quello di sempre: la persona al centro, per favorire quella che Francesco ha chiamato la cultura dell'incontro. È il cuore dell'uomo a fare la differenza, non il like di un post. Senza dimenticare che la Chiesa ha sempre accolto la sfida della comunicazione e che, in fondo, un versetto del Vangelo sarebbe oggi un tweet perfetto.
Don Ciotti, torno da te. Non è che forse ha alimentato un qualche, non dico sospetto, ma qualche fastidio in chi guarda la Chiesa come a un luogo dedito alle liturgie, all'osservanza delle norme, questa propensione del Papa a utilizzare tutti i mezzi per stare vicino ai fedeli, inclusi quelli modernissimi dei social? Beh, è fondamentale che si riesca a parlare a tutti, che si vada incontro a tutti, che si trovino le parole giuste. Lui invita anche a non sprecare delle parole, lui invita anche a fare una dieta di certe parole. Lui ha detto più volte che le parole sono delle azioni e che abbiamo la responsabilità della parola. Ma ben venga l'utilizzo nel modo giusto di tutti gli strumenti per arrivare veramente alla vita, alla storia, per scuotere le coscienze, per essere anche un po' di stimolo ad assumerci di più la nostra parte di responsabilità. Mi ha fatto piacere che nell'apertura della Quaresima, giorno delle ceneri, il Papa ha detto tre parole fondamentali: sfiducia, apatia, rassegnazione, sono i demoni che tentano i credenti oggi. Ecco una sintesi forte che graffia. Abbiamo bisogno di parole vere e l'utilizzo degli strumenti nel modo giusto, equilibrato, attento. Andiamo per un attimo a San Pietro, dove ci aspetta Susanna Lemma, per dirci l'inizio di questo sesto anno di pontificato, perché questo è un Papa che oggi lavora, quindi diciamo bando alle ciance e andiamo al lavoro. Vediamo se da fare, come quello era un altro. Sì, lo so. È proprio così, Papa Francesco conferma questa linea della Chiesa in uscita, che è effettivamente una costante del suo pontificato, una Chiesa in uscita che, come ha spiegato qualche giorno fa Monsignor Galantino, si tratta proprio di guardare con gli occhi del Vangelo chi sta per strada, per rimodulare una testimonianza proprio che sia al passo con i tempi. E allora Papa Francesco sabato prossimo sarà nei luoghi di Padre Pio, andrà infatti in visita pastorale a Pietralcina e a San Giovanni in Rotondo in occasione del 50° anniversario della morte di San Pio e del centenario delle Stimmati. Attesi oltre 30.000 fedeli, sarà certamente una visita che richiamerà l'attenzione dei media internazionali. Per quanto riguarda poi le prossime tappe oltre i confini italiani, è prevista a giugno una visita pastorale di Papa Francesco a Ginevra e poi a settembre nei Paesi Baltici. Questi sono i primi grandi appuntamenti di Papa Francesco per il sesto anno di pontificato. Don Luigi, sarà anche l'occasione questa per ricordare a quei cristiani che hanno dimenticato il valore del Vangelo che gli ultimi sono vicini a noi, ma quando parlo degli ultimi parlo anche di quelli che arrivano con i barconi, perché Papa Francesco ha avuto di recente delle parole anche critiche nei confronti di quei cristiani che dimenticano la parola di Dio. Certo, è fondamentale, lo ha sempre accompagnato fin dal primo giorno del suo pontificato. È un po' l'esperienza anche un po' della sua famiglia, i suoi nonni, col bambino quando sono emigrati in Argentina. Tutte le volte che anch'io l'ho incontrato, ho parlato sempre con profondità, con rispetto, con attenzione della storia dei migranti, che in fondo è stata anche la sua storia, la storia di molti di noi. Dobbiamo alzare la voce oggi più che mai, quando molti scelgono un prudente silenzio rispetto a tutto questo. Non voglio dimenticare che il 20 di aprile il Papa viene qui proprio in Puglia, va ad Alessano sulla tomba di un profeta, di Don Tonino Bello. Che bello! E soprattutto un Papa che ci invita a essere attenti alle persone più deboli, più fragili. E i migranti dobbiamo non sapere solo accoglierli, ma riconoscerli. Molte parole che hanno accompagnato quest'ultimo periodo hanno umiliato la vita, la storia delle persone più deboli e più fragili. Papa Francesco invece ci invita a incontrare concretamente le persone. E allora ringraziamo per queste parole e testimonianze Don Luigi Ciotti, grazie a Salvo Noè qui in studio con noi, a Susanna Lemma a San Pietro. Grazie. TG1, a tra pochissimo.